Mesopotamia e uno o più astronomi / astrologi al tempo, non c'era differenza, era la stessa materia, si accorsero, o lui si accorse, o lei, chi sa, che il pianeta Venere compiva nel giro di 8 anni un disegno intorno al Sole rispetto al punto di vista dell'astro. Chiaramente Venere gira così, sono strumenti, ma del fatto che appunto all'inizio abbiamo detto sono archetipi, quindi già di loro conservano un, tra virgolette, un potere innato, un'idea innata che trasmette in maniera ancestrale determinate idee. E quindi ogni strumento può essere utilizzato in maniera positiva, in maniera negativa. Un libro posso usarlo, darlo in testa a qualcuno. C'è un positivo, c'è un negativo, ma non è il libro in sé che è giusto o sbagliato. Così come il pentagramma non è mai giusto o sbagliato, il pentagramma è un'idea. Siamo noi che gli diamo, che gli affidiamo un valore esoterico o pratico o quello che è giusto o sbagliato. Poi, giusto o sbagliato sempre in maniera relativa. Perché poi noi pensiamo sempre... giusto o sbagliato, ma positivo. Positivo o negativo, perché esatto. Quello che è giusto per te può essere sbagliato, esatto. Per me. In età moderna siamo abituati a vedere il pentacolo rovesciato come simbolo del male, comunque di 7 dedite alla violenza, comunque al maligno. In realtà, fra gli antichi romani, il pentagramma rovesciato era un simbolo di salute. Veniva associato a una divinità, Igea, e veniva usato in magia, era una magia diversa sicuramente 2000 anni fa, proprio per evocare la salute, la guarigione, la buona salute. Perciò, tornando ad oggi, esiste il pentacolo come simbolo negativo? Purtroppo sì, perché c'è qualcuno che lo usa in maniera sbagliata a mio avviso, probabilmente giustissima per chi ha questo genere di idee, ma il mondo è fatto di equilibrio, cioè, tutto è in equilibrio, c'è il giorno e c'è la notte, c'è la vita e c'è la morte, c'è il positivo, c'è il negativo, perciò è tutto in equilibrio, in poche parole. Potremmo l'equilibrio è esattamente... Potremmo dire che è forse un'antenna che amplifica, esatto, il mio modo di vedere in senso positivo. Esatto, senso essendo uno strumento, questo fa amplifica. Questo simbolo può mettermi nella condizione di concentrarmi in una maniera piuttosto che in un'altra, o di posizionare le mie onde cerebrali, che comunque trasmettono, su una frequenza piuttosto, sì, che su un'altra. Esatto. E questa frequenza può, in senso negativo direi di no, ma può